volte ritornano e così il pluridecorato generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo torna in scena e viene nominato dal governo Meloni nuovo commissario per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna. Lo avevamo lasciato a guidare il piano vaccinale anti-Covid con il governo Draghi dal 2021 al 2022, aveva preso il posto di Domenico Arcuri come commissario straordinario per l'emergenza pandemica e il governo Meloni si affida proprio ad uno dei volti principali del governo Draghi, alla faccia della non continuità. Al momento Figliuolo era capo del comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa, classe 1961, si è formato al 162esimo corso dell'Accademia Militare di Modena, alla scuola d'applicazione di Torino, ufficiale di artiglieria da montagna, ha svolto le prime esperienze di comando nel gruppo artiglieria Aosta a Saluzzo per divenirne comandante nella sede di Fossano. Negli anni 99-2000 ha condotto l'unità di missione in Kosovo e poi è stato comandante del primo reggimento di artiglieria da montagna di Fossano dal 2004 al 2005 e dal settembre 2009 all'ottobre 2010 ha ricoperto l'incarico di vice comandante della brigata taurinense per assumere il comando fino all'ottobre 2011. Varie esperienze nel campo della formazione di base avanzata degli ufficiali dell'esercito, nella scuola di applicazione di Torino, eccetera eccetera, insomma grande esperienza. Rimane poi fino al 2018 nel ruolo di capo ufficio coordinamento del quarto reparto logistico dello Stato Maggiore dell'esercito, dal 7 novembre 18 è comandante logistico dell'esercito e poi è stato anche in Afghanistan, in precedenza comandante del contingente nazionale nell'ambito dell'operazione ISAF. E poi il 1 marzo 2021 la nomina da parte di Mario Draghi come commissario straordinario per l'emergenza Covid. E pensate che sotto la sua struttura commissariale il 28 aprile 2021 viene incensato perché si sono raggiunte ben 508.158 somministrazioni. Il suo incarico termina il 31 marzo 2022. E adesso un'altra nomina, commissario straordinario per l'emergenza post-alluvione, ma noi lo vogliamo ricordare così, con queste sue dichiarazioni. Bisogna avere tanta pazienza, molto spesso i cittadini fanno file e file ai Black Friday a andare a prendere il capo griffato e poi è chiaro che è giusta la critica, è giusto lamentarsi, noi vorremmo vivere in un paese perfetto, però come ha detto il Presidente Cirio, qui c'è gente che da 2 anni che tira tutti i giorni e quindi se si è preso un po' di pausa anche il commissario se ne fa una ragione. AstraZeneca è un vaccino che è, diciamo, consigliato per determinate classi, ma sia l'EMA dice va bene per tutti. Inizialmente AstraZeneca è stato detto under 55 poi under 65 perché AstraZeneca nelle sue sperimentazioni aveva sperimentato solo su 17 persone sopra i 55 anni. Diciamo 60 invece perché sono tanti. Per gli under 60 dovevano essere vaccinati con AstraZeneca. Per gli under 60 c'è la raccomandazione, chi vuole può usare AstraZeneca, altrimenti ci sono altri vaccini. Sostanzialmente AstraZeneca si utilizzerà solo per gli over 60. Noi attualmente abbiamo una platea ancora da vaccinare di circa 3 milioni e mezzo di over 60. Dobbiamo effettuare la seconda dose, che sarà con AstraZeneca solo per over 60, ancora circa 3 milioni e 900 mila. Per il resto faremo vaccinazione eterologa, quindi per le seconde dosi da fare sotto gli over 60 con vaccini mRNA e le prime dosi per gli under 60 solo con vaccini RNA. È stato anche un momento di confusione di AstraZeneca che forse ha creato. Abbiamo donato 2 milioni e 6 di AstraZeneca a Libia, Ruanda e Tunisia. Pensi che 22.000 farmacisti hanno terminato il corso per vaccinatori. Quindi noi abbiamo 22.000 farmacisti, pediatri di vaccinazione, e quindi anche qui con la prossimità dei farmacisti e dei medici medicina generale non ci sarà nessun problema. E in più è uscita proprio ieri la circolare sostanzialmente di accostare, è possibile fare insieme il booster terza dose o richiamo terza dose e antinfluenzale.
E non lo so se è nello stesso braccio. Ma nello stesso? Si ferma là e fa tutte e due. Ovviamente su base volontaria. Poi ci sono delle categorie su cui è molto raccomandata. Mi pare che in Italia sugli over 65. Ok, quindi anche questo è un problema risolto. Bisogna fare l'RNA. Quindi o Pfizer, è in alternativa, Moderna. È molto flessibile. Anche chi ha fatto due Moderna potrebbe fare il Pfizer, chi ha fatto due Pfizer, chi ha fatto adenovirale, RNA. Sostanzialmente. Questa è la risposta, ce li abbiamo, non c'è nessun problema. Anche chi ha fatto AstraZeneca, dunque. Anche chi ha fatto AstraZeneca, okay. mRNA. Ok, assolutamente. Diciamo, quello. Lei se lo spiega da dove arriva questo scetticismo, questa paura? Cioè, perché? Ma io credo in parte sia la paura. Di una paura perché dice chissà cosa mi iniettano, che poi altro non è che un po' di virus. E noi sappiamo che invece questa è la vita, 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 questa è la vita.